Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Se sei nuovo, benvenuto. Io sono Marina e sono una designer di uncinetto. Oggi finalmente andiamo a mettere in pratica quello che abbiamo imparato finora durante il nostro corso di uncinetto per principianti. Ho realizzato dei sottotazze in cotone dove potete appoggiare appunto le vostre tazze, ma anche dei normali bicchieri o la birra. E questo progetto è veramente super facile e veloce. Si lavora usando solo due punti, il punto basso e il punto alto, che abbiamo visto in due degli episodi precedenti. Se non li avete visti, ve li lascio in descrizione e qui sullo schermo, in modo che possiate, imparare a fare quei due punti per poi tornare qui e fare questo progetto. Ho aggiunto anche le frange per dare un tocco un po' boho al lavoro e renderlo un pochino più sbarazzino, ma se voi preferite potete evitare di aggiungere le frange per una variante un po' più minimal come questa che vedete qui. È esattamente uguale ma senza l'aggiunta delle frange, quindi un semplice quadrato, ecco. Dunque, i materiali che ci serviranno oggi sono del filato categoria 4, quindi Aran. Io ho qui il Me Too Mochila della Mondial, ma magari vi lascio qualche suggerimento sotto in descrizione se non sapete quale filo acquistare. Questo è 100% cotone, ma potete usare qualsiasi fibra preferiate. Poi un uncinetto 4,5 mm. Un ago da lana per cucire le estremità, come abbiamo visto in uno degli episodi precedenti. Ve lo lascio sempre in descrizione e qui sullo schermo. Una forbice e un pettinino per pettinare le frange. Io uso questo di plastica perché non ho altro, ma se ne avete uno con i dentini un po' più fitti meglio perché velocizzate molto il lavoro. Per iniziare il lavoro andiamo a creare il nostro nodino iniziale e facciamo 16 catenelle. Se non sapete fare il nodino iniziale o le catenelle, vi lascio sempre in descrizione il video in cui ne parlo, che è il video numero 1 del corso. Ho fatto le mie 16 catenelle, quindi ora vado a lavorare il primo giro di punti alti. Se avete visto l'episodio in cui parlo del punto alto, sapete che io inizio il giro di punti alti con una sola catenella, come se fosse un punto basso. Quindi, avendo le mie 16 catenelle, vado a lavorare nella seconda catenella dall'uncinetto, perché la prima è appunto la mia catenella iniziale. Faccio il primo punto alto e continuo per tutta la riga in ogni catenella. Vi lascio sempre il link del video sul punto alto qui sotto e sullo schermo se non sapete lavorare il punto alto. Ho terminato il mio primo giro di punti alti e quindi ora vado a lavorare il secondo giro, che sarà di punti bassi. Faccio una catenella e giro il lavoro.
Se non sapete fare il punto basso, vi lascio sempre il link del video in descrizione e sullo schermo. Faccio il mio primo punto basso e proseguo a lavorare in ogni punto fino alla fine del giro. Il secondo giro è terminato. Mi raccomando, se siete principianti assoluti, vi consiglio di contare sempre i punti in modo da essere sicuri di non aver lasciato accidentalmente nessun punto indietro. Quindi vado a contare i miei punti, ne dovrei avere 15. Questa solina non vale mai come punto perché è la catenella che ci serve per lavorare, quindi mi raccomando, non è mai da contare come punto. Quindi tutto ok, ho i miei 15 punti corretti. Vado a fare il terzo giro, che è di nuovo un giro di punti alti. Infatti il nostro progetto, come potete immaginare, si lavora alternando un giro di punti alti con un giro di punti bassi. Come potete vedere, andiamo a ripetere il primo e il secondo giro fino a quando non raggiungiamo la lunghezza desiderata, la lunghezza corretta. Quindi andiamo a lavorare il terzo giro di punti alti. Ho terminato il mio terzo giro ed ora vado ad iniziare il quarto giro, che, come ho detto prima, è un giro di punti bassi. Quindi sempre una catenella per iniziare il giro e proseguo con un punto basso in ogni punto. Il quarto giro è terminato, quindi ora vi lascio proseguire da soli alternando un giro di punti alti e un giro di punti bassi fino a quando arrivate ad avere 11 righe. L'ultimo giro è un giro di punti alti, mi raccomando. Ci rivediamo quando ho finito i miei 11 giri. Ho terminato i miei 11 giri ed è giunto il momento di chiudere il lavoro e cucire le estremità. Per chiudere il lavoro, come già detto, vado a fare una catenella, taglio il filo e tiro le estremità in modo da formare un nodino. Prendo il mio ago e vado a inserire il filo. Scegliete come fronte la parte del lavoro che vi piace di più. Io preferisco avere i punti alti al dritto, quindi questo è il mio lato rovescio e questo è il mio lato dritto. Vado a cucire le estremità nel lato rovescio. Quando sono soddisfatta del lavoro che ho fatto, taglio l'eccesso e vado a fare la stessa cosa con l'altra codina. Il lavoro è pronto. Se non volete aggiungere le frange, il progetto in realtà è già terminato e potete già usare il vostro sottotazza. Se invece volete aggiungere le frange, come ho fatto io qui, vi mostro ora il procedimento. Per creare le frange ci servono dei pezzetti di filo, che poi andremo a legare alle estremità.
tagliate il filo considerando chi lo andrete a piegare e ad infilare nei punti, quindi state attenti a non tagliarlo troppo corto. Sempre meglio tagliarlo troppo lungo che troppo corto. Vi consiglio almeno questa lunghezza, direi un 10 cm. Utilizzo la lunghezza del primo pezzetto come riferimento e piego il filo varie volte in questo modo. Taglio e tenendo i fili saldamente taglio le estremità piegate da tutti e due i lati. Ora i primi pezzetti sono pronti. Prendete un filo per volta per inserirlo nel punto. Entrate con l'uncinetto nel punto, agganciate il filo in mezzo, lo fate passare attraverso e lo chiudete tirando le codine. In modo da creare un nodino. Fate questo per ogni punto in entrambe le estremità. Rivediamo. Ho i miei due bordi terminati, quindi ora andiamo a pettinare il filo. Se avete una spazzolina con i dentini un po' larghi come la mia, vi consiglio di usare un asciugamano o qualcosa di morbido come supporto. Andate semplicemente a pettinare il filo fino a quando si smembra, perché l'effetto è molto più bello a mio avviso rispetto al filo normale. Quando siete soddisfatti della pettinatura, andate a tagliare le frange della lunghezza che desiderate. Io le ho tagliate di 2 cm, ma se le preferite più lunghe, tagliatele pure più lunghe. Quindi più o meno qua. Vado un po' ad occhio, ma se voi avete il rullo per tagliare i tessuti, usate pure quello, che funziona perfettamente per questo tipo di progetto. Se usate la forbice come me, tagliate un poco alla volta in modo da non tagliare storto. Il sottotazza è pronto. Spero che questo progetto vi sia piaciuto. Grazie mille a chi me l'ha suggerito in un commento in uno dei miei precedenti video. È un progetto veramente facile e veloce e secondo me dà grandi soddisfazioni a chi ha appena iniziato a lavorare l'uncinetto e desidera vedere risultati concreti da subito. Se avete altri suggerimenti su progetti che vorreste vedere qui sul canale, scrivetemeli pure nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi
e di lasciare un like se il video vi è piaciuto. In questo modo mi aiutate a far sì che altri trovino i miei video nelle ricerche di YouTube. Taggatemi, mi raccomando, sui vostri social se postate una foto del vostro sottotazza. Mi trovate su Instagram e su Facebook, chiocciolina Bloody Mary Art. E mi piacerebbe moltissimo vedere le vostre versioni, quindi taggatemi così posso anche ricondividere. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!